È stato soprattutto un grande spettacolo, la messa funebre in onore di Michael Brown, il giovane afroamericano ucciso dalla polizia a Ferguson il 9 agosto scorso. Gigantografia ai piedi dell'altare, il cappello della squadra di baseball sulla bara coperta di rosa e balli, canti gospel, letture ed elogi. Migliaia di persone si sono riunite a St. Louis in Missouri. Moltissime persone sono rimaste fuori dall'edificio. La morte di Michael Brown, raggiunto da 6 proiettili sparati da un poliziotto bianco mentre era disarmato e in pieno giorno, ha scatenato proteste e manifestazioni che si sono protratte per quasi 2 settimane. Fra le celebrità presenti l'attivista Al Sharpton, Michael non deve essere ricordato per gli scontri, ma perché grazie al suo sacrificio le cose hanno cominciato a cambiare, ha detto. Il padre del giovane aveva invitato tutti alla calma e a rispettare il lutto della famiglia Brown senza tensioni. Le sue preghiere questo lunedì sono state esaudite, anche se i nervi restano tesi, dopo che è stato dimostrato che il poliziotto accusato dell'uccisione avrebbe mentito e non sarebbe stato aggredito da Brown, come detto in un primo momento. Sempre questo lunedì alcuni media americani avrebbero continuato a descrivere il giovane nero come un attaccabrighe.